Ciao fans, già che ho tutto montato faccio questo video. In realtà tipo sentirete dei rumori perché viviamo in un bilocale e Luna sta preparando la pizza e quindi si sentirà tipo dei rumori di sottofondo. Vediamo quanto è buono il microfono che va a filtrarli. Luna, vuoi dire qualcosa? Ciao fans! Ecco, siccome i video di questa stagione sono stati registrati principalmente in Svizzera e c'è molta confusione circa le multe in Svizzera, cosa si può fare in Svizzera, cosa non si può fare, e visto che ci sono stati un po' di commenti che ce lo chiedevano, faccio questo video per spiegare come funziona la Svizzera e perché si può andarci in tranquillità, però sapendo le regole. Perché se ci andate pensando di girare come alcuni fenomeni nello Stelvio, se vi fanno la multa lì vi portano in galera, e non è per dire, vi portano veramente in galera. In Svizzera superare il limite di velocità viene distinto in tre tipologie: superarlo in città, superarlo fuori città e superarlo in autostrada. In base a dove lo superate e di quanto cambia la multa, quindi superarlo di 15 km/h in autostrada è molto meno pesante a livello di sanzione che superarlo di 15 km/h in città, cosa che ad esempio in Italia non c'è questa distinzione. Se lo superate di 15 in autostrada o in città, la multa penso sia sempre quella. È sempre quella la multa, sì. Non ho idea. Penso che la multa sia sempre quella e soprattutto non ci sono conseguenze penali, mentre superarlo di 15 km/h in città in Svizzera ha anche conseguenze penali. Quindi vi lascio nella descrizione del video il link al sito svizzero dove viene spiegato come funzionano le multe, e intanto ve lo spiego anche io, però devo aprire il link perché non è che me lo ricordo proprio a memoria tutti gli standard di superamento. La cosa bella della Svizzera però, perché non ci sono solo cose brutte, è che i limiti sono molto chiari, a differenza che in Italia, dove in statale si passa da 50 a 70 a 90 a 50 senza una logica vera, e soprattutto in Italia c'è sempre o quasi linea continua, il che ti rende un brigante praticamente, una Luna. Ah, avete superato con linea continua, statale, tutta dritta, si vede a 10 km linea continua. In Svizzera e nel resto dell'Europa anche, perché anche in Francia era così, c'è la linea tratteggiata praticamente ovunque, e oltre a questo i limiti sono chiari, nel senso che in città è 50, salvo vicino a scuole e ospedali che è 30. Poi prima della città e appena dopo la città c'è un cuscinetto dove il limite è 60, il che non è che arrivate dalla statale dove il limite è 90, entrate in città 50 di colpo, e la municipale è appena dopo il cartello. Lì si passa dalla statale a 80, ha un cuscinetto a 60 per rallentare prima di entrare in città a 50, e tutte le volte che abbiamo visto i velox sono dentro la città con limite a 50, ma vi danno il tempo di rallentare, non è che è appena dopo il cartello da infami come spesso succede qua. Invece in statale il limite è 80 ovunque, dove non indicato quindi è 80, e poi in autostrada è 120, e in semi-autostrada, che sono praticamente autostrade ma magari ha una corsia per senso di marcia, il limite è 100. Però i cartelli ci sono sempre, messi bene, si capiscono, e i limiti quando cambiano c'è un motivo, e non è tipo il gioco dell'otto dove i numeri cambiano a loro piacimento, un po' come le scale di Harry Potter, a loro piace cambiare. Ecco, i limiti in Italia sono un po' così, mentre in Svizzera no. Quindi, quali sono le sanzioni? Se siete in città e superate il limite da 1 a 5 km/h, anche lì ovviamente c'è lo scarto di abbuono come c'è in Italia, prendete una multa di 40 franchi, il che cioè praticamente niente, però andare tra 1 e 5 km/h in più del limite è molto facile. Se siete in città e lo superate da 6 a 10 sono 120 franchi, il che cioè anche lì è un attimo in realtà superarlo da 6 a 10 km/h in più, però se c'è 50 e già state andando a 62 vi scalano, penso il 5% come in Italia, o 5 km/h, mi sembra che lì in realtà è 4, però non è scritto da nessuna parte questa cosa, quindi se c'è scritto 50 andate a 45, non dite ah vado a 55 tanto poi mi tolgono 5, no, non fatelo perché non è una buona idea. Comunque sono 120 franchi, se lo superate da 11 a 15 sono 250 franchi, il problema è se lo superate da 16 in poi, perché da 16 in poi diventa penale, e anche lì ci sono due tipi diversi di penale. Il primo è un ammonimento tipo denuncia, ma ve la cavate pagando la multa, c'è ovviamente una sorta di processo, vi manderanno i documenti a casa, dovete passare dai carabinieri, è un vero sbattimento, quindi dovete rispettare i limiti. Il problema è se lo superate di 25 km/h e diventa reato di pirateria stradale, lì la galera non ve la toglie nessuno, cioè ma veramente vi portano in galera, e leggo a volte dei commenti nei gruppi dove dicono: ah, ma tanto io non torno più in Svizzera, non pago la multa. Cazzata, perché in realtà c'è un caso famosissimo di un tizio tedesco che ha preso una multa andando 80 dove il limite era 50, è riuscito ad arrivare in Germania nonostante l'abbiano inseguito per un pezzo la polizia. Arrivato in Germania si è vantato sui social: ah, sono scappato dalla Svizzera, non ci torno più, eh. Peccato che c'è stato il processo, la Germania ha dato l'estradizione e si è fatto 2 anni di carcere. Quindi la famosa cosa di non torno più in Svizzera e non pago la multa, non fatelo, perché non è una buona idea neanche questo. Comunque, se andate avanti a leggere nel sito, c'è specificato molto bene. Dice proprio: gli eccessi di velocità a partire da 25 km/h all'interno delle località, 30 fuori dalle località e 35 in autostrada sono iscritti nel casellario giudiziale e per un certo lasso di tempo figurano nel casellario giudiziale. Cioè, quindi in pratica vi macchiate la fedina penale per aver superato il limite di velocità, il che non è una cosa molto intelligente da fare. Poi parla di sospensione della patente, ma ovviamente non possono sospendervi la patente italiana in uno stato estero, possono sospendervi la guida in quello stato però. Quindi anche in Francia, se prendete una multa in cui vi sospendono la patente di guida, in realtà è sospesa solo in Francia, in Italia potete continuare a guidare. Fuori dalle località le multe sono leggermente più basse e la denuncia parte da 21 a 25 km/h di superamento del limite, il che vuol dire che fuori località il limite è 80, se andate a 101 parte la denuncia, quindi avete un po' di margine per prendere solo la multa senza la denuncia, però anche lì il ragionamento è sempre lo stesso: se evitate di prendere la multa è meglio. E poi in autostrada la denuncia parte da 25 km/h in più, che però è solo un ammonimento. Come vi ho spiegato, la vera e propria denuncia che rimane nel casellario giudiziale è da 35 km/h in poi. Vi lascio comunque il link in descrizione per andare a leggere bene di persona come funziona. Detto questo, cosa devono fare, Luna? Se vanno in Svizzera c'è scritto 50, andate a 45. Anche perché lì gli autovelox, cioè io non ho mai visto la municipale in Svizzera col laser imboscata nei campi, anche se ho sentito di storie in cui lo fanno, però io non li ho mai visti. Quello che vediamo sempre sono i carrellini mobili radar che piazzano dentro ai paesini. Flashback. Ah, guarda, il radar. Ah, hai visto? E prende da tutte e due le parti, eh? Sì? Sì. Era 60 al limite. Sì, vedi, fine 60. End of flashback. Quindi se un giorno il carrellino è in un paese, il giorno dopo magari è nel paese dopo, nel paese prima, o magari l'hanno spostato proprio di provincia. Quindi con questi carrelli mobili che piazzano dove vogliono, non potete neanche dire: ah, mi ricordo che c'era il velox in quel punto, perché magari la volta dopo non c'è più, hanno cambiato paese e vi fottono. Quindi, fatto questo video, vi dico di andare in Svizzera sereni, ma di rispettare il limite di velocità e soprattutto di avere una moto in regola con tutto omologato, perché anche lì, se vi fermano con la moto depotenziata al libretto, poi vedono che non è depotenziata, tornate a casa a piedi, o comunque dovete strisciare il bancomat. Ah, perché la cosa che non ho detto è che lì, se vi ferma la polizia e vi fa la multa, e sono multe magari anche solo da 40 franchi, ma se non la pagate al momento la moto rimane lì. Se prendete una multa tipo penale da 1.300 euro, come è capitato a persone che conosco, e non la pagate subito, la moto rimane lì. Quindi strisciate il bancomat nel post della polizia e andate via con la vostra moto. Tra l'altro era più bello se c'eri anche tu, che tu sei sempre quella che dice: sgasare! Mi preoccupa l'acquisto della moto nuova. Preoccupa anche me l'acquisto della tua moto nuova. Che tra l'altro, che adesso girerei con la mia che ha la targa intestata a me, perché se arrivano le multe io faccio la spia. Vi dico che è stato un Anselmo. Sì, non Anselmo, va bene. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e basta. Luna, però dillo tu ciao fans. Ciao!